Sezze vanta un'antica tradizione legata all'arte del ricamo. Non a caso, le donne setine sono da sempre conosciute per la bravura nella realizzazione del corredo, oltre che per la loro dedizione nella cura della casa. Basti pensare che, fino a qualche anno fa, a Sezze erano presenti scuole di ricamo gestite dalle suore e frequentate dalle giovani del paese. Nel 1900, le scuole di ricamo si svilupparono soprattutto negli anni 30, quando era tradizione che le bambine, finita la scuola dell'obbligo, si avviassero ad un mestiere, quello della ricamatrice. Nella maggior parte dei casi, le scuole o i laboratori di ricamo erano gestiti dalle suore. A Sezze, in provincia di Latina, erano presenti due laboratori di ricamo, entrambi gestiti da ordini religiosi. Quello delle suore adoratrici del preziosissimo sangue, sito in via Annia, e quello che si trovava presso il conservatorio Corradini delle suore oblate del Santo Bambino Gesù. La congregazione delle adoratrici del preziosissimo sangue di Cristo fu fondata il 4 marzo 1834 dalla serva di Dio Suor Maria de Mattias, con la denominazione di adoratrici del preziosissimo sangue. La prima casa fu aperta a Sezze nel 1913 in via Annia, nei locali del Palazzo Rappini, concessi dalla Marchesa Maria Rappini di Casteldelfino, e iniziò ad operare l'11 dicembre dello stesso anno. Un altro laboratorio di ricamo, presente a Sezze fino agli anni 70, fu gestito invece dalla Congregazione delle Suore Oblate del Santo Bambino Gesù. Nata nel 1671, la congregazione fu fondata a Roma da Anna Moroni e da padre Cosimo Berlisani. La congregazione è presente a Sezze dal 1717, nel monastero adiacente alla chiesa della Sacra Famiglia. L'intero corpo, oggi denominato Conservatorio Corradini, era stato voluto dal setino cardinale Pietro Marcellino Corradini, fondatore della congregazione delle suore collegine o convittrici della Sacra Famiglia, una comunità dedita all'istruzione e all'educazione delle ragazze. A partire dal 1717, le suore oblate del Santo Bambino Gesù svolsero la loro opera di formazione e di istruzione rivolta alle giovani setine povere. In particolare, con l'istituzione di una scuola ed un laboratorio di ricamo chiuso dopo la morte di Suor Isabella negli anni 70. Non ve la posso dire che me si asciuga. Se chiama Gersominde, bella rama. Cosa avete imparato e quali stoffe usavate? Del lino, del vero lino, sì, oppure, Il filo c'era, la prima era della del lino, poi c'era la della mista, della gorame chiamata, e il muscolo si facevano le pedre, anche le zone dei... Poi ci stavano, per esempio. La tela del bisco, fecero delle togliette, ma bellissime. Invece il ricamo c'erano le roselline, con d'erba e il punto scala. C'era il punto ombra, facevo il punto a rete, al lenzuolo. Il punto a sese. Ma insomma, smattiata l'aglio, punto ombra e... punto pieno, era punto Venezia. C'è stava la sfilata siciliano. Venezia. Come vi chiamate e quando siete nate? La Benta Maddalena, 4-7-33. Mi chiamo Cardarello Maria, nata il 30-10-33. Il 3 di febbraio del 33. Mi chiamo Lidia De Angelis. De Angelis Luigia, il 16-4-36. Io Lea De Angelis,
sono nata a 7:14:40. Maledizia De Carolis, sono nata a 7:06:39. Fedora Fontana, nata a 7:15:04:1931. Mondarsi Marcella, 16:43:43. Morosillo Antonia, 19 settembre 1925. Minotti Anna, sono nata il 2/4/26. Tasciotti Antonia, il 13 giugno 1935. O Picoraro lascia stare donne, signor Vittorio delle ne valate, signor Vittorio delle ne valate. E onde co paura e mango treme.